collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera. Mercoledì 13 gennaio 2016, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 340. In regia abbiamo Alberto Mola, alle camere Giovanni Rossi e Ilaria. Sommario, questa sera ricchissimo. Servizi filmati sul cross di Candia, sul cross di Malgrà e sulla 9 miglia Parco d'Ora. Poi presentiamo il nuovo cross della Colletta e il cross della Pellerina e lo facciamo con i rispettivi filmati e chiuderemo la puntata con una pillola d'epoca, Colletta 1999. Ma cominciamo con i saluti. Anna Peirani che a fine dicembre ha perso la mamma Candida e poi al mio coetaneo Graziano Ronchietto, anche lui fermo ai box per assistere meglio la moglie che ha qualche problemino di salute. E Aldo Berardo, presidente del Rivarolo, che in questi giorni è ospite del San Giovanni Bosco, l'ospedale, vi ricordo, presidente del Rivarolo, e sono andato a trovarlo lunedì, è ricoverato, soffre e io gli faccio tanto tanto coraggio. E lui intende ringraziare tramite me, intende ringraziare tutti i podisti, sono numerosissimi, che sono andati a trovarlo e che andranno a trovarlo, gli fa molto piacere. Forza Aldo, mi raccomando. E poi per ultimo vorrei ringraziare Franco D'Acasto, podista dell'Avis, che saputo della mia sosta ai box, ormai è dominio pubblico, mi ha scritto una lettera di incoraggiamento bella e commovente, con una chiusa, riferendosi alla trasmissione. Arrivederci e complimenti ancora per quello che fai, uno scoglio delizioso in un mare spesso puzzolente. So per certo che non è adulazione, per questo l'ho apprezzata moltissimo. Grazie. E adesso veniamo agli ospiti. Alla mia destra Rolando Andriani, che è l'organizzatore, anzi fa parte dell'organizzazione del Cross della Pellerina, edizione numero 32, che sarà in programma domenica 24 gennaio. Ecco, lui è del gruppo sportivo Podisti Torinesi, però è più conosciuto come presidente degli Amici della Pellerina. E poi abbiamo l'altro ospite importante, Emiliano Nasini, vicepresidente della Lega Nazionale Atletica WISP, questa sera in veste di organizzatore a Torino del Cross della Colletta, in programma domenica prossima, questa 17 gennaio. Ed è una riedizione, una prima edizione. Però in vetrina questa sera abbiamo come notizie a Pisa 1294 classificati nella maratona più 1651 nella mezza maratona. Successo di Youssef Sbai della Tranese, che abbiamo in foto, in 2:15:23, mentre nella mezza vince il valsusino Paolo Gallo 1:09:47, anche lui abbiamo in foto. Vi ricordo sempre che le notizie si sono fornite dal nostro collaboratore Sebastiano Scuderi e da Miriam Scamangas. Nel giorno dell'Epifania, San Giorgio sul Legnano, cross del Campaccio che ha dato il via al 2016 agonistico. Molti piemontesi, buon esordio per Valeria Roffino al rientro dopo l'infortunio, che chiude 12esima assoluta, 15esima Valentina Costanza e 20esima Vera Fisea Tariqua del Giannone Running. Valentina Gemetto, Atletica Saluzzo, alla sua prima gara nella categoria Juniores conquista un ottimo terzo posto, la vediamo nel podio. Nell'allieve, sesto posto di Michela Cesarò, Custorino, 11esima, e con la compagna Annalisa Barone. Nei maschi, quarto nella categoria Under 23, Italo Quazzola. Nella prova assoluta, 17esimo Francesco Bona Aeronautica, 22esimo Edward Young del Val Chiusella, che vedremo dopo, ha vinto a Candia. Tra gli juniores, quarto posto per Dario De Caro, Custorino, mentre tra gli allievi Pietro Arese dell'Atletica Piemonte è terzo, figlio d'arte. Tra l'altro vi anticipo già che la prossima settimana, prossima puntata, avremo Franco Arese, presidentissimo, come ospite. Alle premiazioni del 2015 del Gran Prix regionale di Fidal Piemonte,
abbiamo la foto, sono stati premiati Grand Prix Lanci e prove multiple per la pista, marcia, corso in montagna e corri Piemonte Strada. L'Oscar dell'organizzatore è stato vinto da Vigone che corre. Presenti gli azzurri della corsa in montagna, che vediamo, abbiamo visto la foto, Bernard e Martin De Matteis, accompagnati dal responsabile della nazionale Paolo Germanetto. Cross dei due laghetti a Verrone, allievi primo Daniele Nicolò, atletica canavesana, assoluti Alberto Mosca Palzola, al femminile l'allieva Alice Gattoni, UGB Biella. Al via la stagione indoor per Stefano Sottile, atletica Valsesia, esordio con 2,14 metri nell'alto, mentre lo junior Matteo Capello dell'atletica Piemonte, che abbiamo in foto, vola a 5,20 metri nell'asta, misura che è il pass per i mondiali di categoria, e vi anticipo subito che sarà ospite anche in una delle prossime trasmissioni. Bene, domenica scorsa c'è stato questo importante cross, il Lago di Candia, cross del Lago di Candia, quarta edizione, grande successo, queste sono le immagini che sono partite, quarta edizione sul magnifico tracciato che hanno dato vita con 641 classificati, 474 adulti e 167 giovani. Tre batterie, la prima con 50 e 55, vinta da Ezio Martina del Valpellice davanti a Piercarlo Lagna dopo un lungo duello. Lagna, tra l'altro, è reduce da un infortunio, è caduto dalla bici nella settimana precedente. Ogni tanto prende la bici il vecchio amore e così ogni tanto cade. Terzo Rosario Ruggero del Villanova, primo dei 55enni. La seconda frazione con gli under 50 è stata vinta, vi ho anticipato, è stata vinta allo sprint da Edward Young del Valchiusella. Sul forte specialista aostano Xavier Chevrier, che era in pratica il favorito, detto tra di noi. Terzo, Stefano Chiavarino dell'Olimpia Atletica. La gara donne è stata vinta da Laura Fornelli del Piossasco su Rachele Young, Piossasco Wisp, perché poi se corre per la FIDA anche qui sempre da... ne discuteremo adesso magari con Nasini. Su Rachele Young, Val Chiusella, e terza, Katarzyna Kuzminka del team d'Urbano. La frazione è vinta dal sessantenne Giovanni Carchi, direi a sorpresa, del Piossasco, davanti al favorito Bruno Bianco. Terzo Domenico Belcastro. Vincono di categoria Maurizio Meoli, Gino Azzalin, Claudio Milan, al primo anno dei settantenni, e Osvaldo Giorgi. Ecco, Emiliano, ti ho tirato in ballo mentre vediamo le immagini. Innanzitutto devo dire un tracciato, ecco, qui vediamo Lagna e il suo rivale che poi l'ha battuto in pratica, Ezio Martina. È un tracciato magnifico e difficilissimo da tracciare, direi è stata un'opera di ingegneria. Di chi opera? No, beh, lì tra Mimmo Massari e Moreno Grazian e altri collaboratori lì del posto, quelli anche dell'Atletica Morenica, sono stati in grado, con un terreno non enorme, di ricavarci un percorso di quasi 2 metri, se non sbaglio l'anello era. Ero troppo stanco a correrlo, per cui non potevo. Sì, difatti ti ho visto anche in azione. Quindi no. Sarei anche immortalato. Sì, non uso più il cronometro, non uso più GPS, nulla, quindi oramai quello che fanno gli organizzatori va benissimo. Percorso bello, ovviamente con dei zig zag per utilizzare al massimo, si vede la nebbia, però la temperatura ha fatto sì che il terreno era morbido e quindi si correva molto bene, giusto nelle curve, chi non aveva i chiodi poteva un attimo perdere l'appoggio a terra, ma si poteva anche correre senza scarpe chiodate. Per fortuna non faceva freddo. Devo dirti che vedere un tracciato così mi è proprio venuta l'acquolina in bocca. Come quel diabetico che ha una torta davanti e non può mangiarla, ma veramente bello, proprio poi anche come logistica ben piazzato, devo fargli i complimenti. Parcheggio grande, la struttura lì adiacente al lago, anche il bar, quindi al caldo per prendere un caffè, ovviamente però poi le tante persone fanno sì che i tempi che tu programmi sulla carta si dilunghino un po' e quindi con le premiazioni si è sforato un po' nel tempo, perché poi si diventa in tanti e per quanto logisticamente la struttura è grande, non è un centro sportivo enorme, quindi è un bar, uno chalet di un lago, quindi bisogna un attimo farsi bastare. Nota positiva, non ho sentito aperture di macchine. C'erano anche i volontari della protezione civile che controllavano, poi sai, a 45 km di Torino, probabilmente in questi paesi si è ancora forse esenti da atti vandalici. Sì, i ladri come... non vogliono spendere soldi nella benzina. Come capita spesso da noi, e quindi un tasto che evitiamo di toccare. Però tu dovessi essere stato
dovessi essere un giudice della gara, no? Dare una valutazione, ne vedi tanti cross, tante gare, tante manifestazioni, come la valuteresti questa manifestazione? Ma è una manifestazione sicuramente da 7, 7,5, dipende un po' uno cosa va a vedere, se uno va a vedere il tracciato, se è tutto a vista o se non è a vista, se uno va a vedere quanto spazio ci sono nelle curve, se uno va a vedere il pacco gara, ognuno di noi ha un metro di giudizio diverso, chi valuta il pacco gara o valuta magari le premiazioni o la velocità, ovviamente 600 mi sembra 20 persone subito classificate, dopo un'ora erano sul sito, queste, la tecnologia oggi ci aiuta, però per lavorare con la tecnologia ci devono anche aiutare i podisti, perché ancora c'è chi mugugna perché si usa il chip, c'è chi mugugna perché si paga questo, si paga quell'altro, però poi ci sono dei privilegi e dei vantaggi a utilizzare certe tecnologie. 10 anni fa era impensabile che dopo un'ora sul sito uno poteva vedere la classifica, lasciamo stare il cronometraggio che nel cross secondo me lascia il tempo che trova, aiuta a fare le classifiche, aiuta a velocizzare, ma nel cross il cronometraggio serve, E comunque vedere una partenza così dei sessantenni oltre over 60 è sempre bello, è sempre gratificante. Poi bisogna anche essere intelligenti, al volo il sabato hanno modificato gli orari per cui hanno aumentato di una partenza perché le troppe persone avrebbero creato problemi nei primi 1000 metri, perché in teoria le partenze dovevano essere 2, sono state fatte diventare 3. Bisogna essere elastici e mentalmente pronti a giostrare con quello che si ha in mano, percorso, uomini, volontari, attrezzature. Però guarda Emiliano, come ti spiega un successo così travolgente, perché è cominciata con le prime edizioni, è cominciata in sordina, Candia. No, non è Candia, è tanto probabilmente perché siamo da un mese di assenza di corse su strada, inizia a farsi sentire un pochettino l'astinenza, il 6 gennaio molti non hanno corso, dopo le vacanze qualcuno ha voglia di riprendere, quindi non ci sono tante manifestazioni in queste domeniche e quindi è una concausa che permette che ci sia un successo numerico. Allora, merito alla WISP che ci ha pensato, ci è arrivata. Abbiamo occupato le varie domeniche per fare in modo che gli organizzatori che non avevano spazio su strada possano magari d'inverno avere spazio. Molto bene. Adesso un minutino di pubblicità di sana e consapevole acquisizione di dati. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in corsa, mercoledì 13 gennaio. Il 6 gennaio si è svolto il cross del Castello di Malgrà a Rivarolo, che ha aperto proprio la stagione agonistica della corsa campestre WISP, con la prima riedizione organizzata dalla Durbano Gas Energy Rivarolo 77, curata in persona da Walter Durbano, anche perché purtroppo Aldo Berardo ha dovuto essere ricoverato in ospedale. Questi sono i risultati: 390 classificati, 322 maschi e 67 donne. Devo dire, devo fare un complimento anche alla WISP perché adesso ha una statistica, fornisce una statistica insieme alle classifiche che è sempre molto utile. Nella prima batteria ha vinto Rosario Ruggero, Villanova, Bruno Bianco, Bairese, Giovanni Carchi, Piossasco. Tra le donne, Laura Fornelli, Piossasco, Katarzyna Kuzminska, team d'Urbano, Alessandra Bresciani del Cafasse. Nella seconda batteria poi Elio Pagnutti, che non è tesserato WISP, comunque è stato premiato, Vezio Bozza, d'Urbano Gas e Davide Raimondo del Forno. Bene, abbiamo citato Walter d'Urbano per sentire il bilancio di questa manifestazione e comunque quello che hanno provato questi organizzatori che hanno dovuto allestire un po' all'ultimo in fretta e furia questo cross che invece è riuscito benissimo, abbiamo proprio in linea Walter d'Urbano. Pronto Walter? Sì, pronto? Ciao Eugenio, buonasera. Ciao Walter, sta scorrendo il filmato del cross che hai organizzato il 6 gennaio, ho già anticipato che purtroppo Aldo adesso è ricoverato, sono andato a trovarlo, l'ho trovato abbastanza bene, comunque su di morale, e gli ha giovato anche il sapere che comunque la manifestazione che organizzava insieme a te è andata benissimo. Tu come l'hai valutata la giornata? Ma direi positiva, nel senso che c'era anche una bella giornata, questo ci ha aiutato molto, il pubblico era comunque numeroso, gli atleti erano tanti, voglio dire 400 in questo corso inizio stagione, l'epifania direi che va più che bene.
Sì, in effetti è stata una cosa veramente non sorprendente, però confortante che all'inizio di stagione ci sia già questa volontà di gareggiare, che poi si è confermata la domenica successiva a Candia, perché a Candia ci sono stati tanti, quasi 500 partecipanti. È andato tutto bene? Sì, direi tutto bene. Mezzogiorno abbiamo già finito le premiazioni, direi che la WISP si è comportata molto bene, nel senso che è riuscita di fretta e furia a fare anche le classifiche, sono stati molto bravi, direi che ormai sono così attrezzati, molto professionali, ecco. Tu la grossa difficoltà alla quale sei andato incontro cos'era? Reperire i premi oppure proprio allestire la manifestazione? Ma diciamo che allestire la manifestazione, io non sono un organizzatore, insomma. Aldo si era preso l'onere di fare questa manifestazione, poi purtroppo ha qualche problema di salute e non è potuto essere presente. Questo per noi è stato un grosso handicap, perché un personaggio importante come Aldo per noi è più che indispensabile. Questo prendo anche l'occasione per fare un augurio di poterlo rivedere al più presto nei campi di gara, ecco. In quanto vi ha aiutato, ti anticipo che come ospite abbiamo Emiliano Nasini, perciò i complimenti gli faranno sicuramente piacere. Quanto ha influito? No. Certo, no, ma la WISP è stata importante, tra fare le classifiche con i chip e tutto quanto, ormai sono stati i primi ad adottare questo sistema e devo dire che il sistema funziona e Rivarolo l'ha dimostrato. Ecco. Ti gratifica di più il fare l'organizzatore o ancora correre magari da amatore come ti abbiamo visto? Insomma, non è stata una gran performance quella di domenica. Qualcuno mi sta ancora cercando sul campo di gara che arriva. Sei sempre troppo modesto, Walter. Tra l'altro ti anticipo che la prossima settimana manderò una pillola tua quando ti sei cimentato nel duathlon insieme ad altri campioni. È una cosa che ho scovato nei miei archivi. Sei forte dappertutto, sei forte anche come organizzatore e, permettimi, forte anche come uomo. Tu, sotto il punto di vista di organizzazione, hai qualche programma per quest'anno? Ma per il momento stavamo valutando in autunno di fare una 10 km, ma questo non abbiamo ancora deciso, lo stiamo valutando e più avanti, appena decidiamo, ti faremo sapere sicuramente. Grazie Walter, intanto ti faccio tanti complimenti e ti aspetto presto in trasmissione. Ok, grazie. Ciao, grazie Walter. Ecco, mentre continuano le immagini, io vorrei chiedere a Emiliano Nasini, c'eri anche tu, certo, in questa manifestazione, vuoi fare un paragone, un parallelo con Candia o vuoi solo parlare di questa? No, ovviamente qui il difficile era che il 6 gennaio c'è un problema sui tesseramenti fatti non fatti, il controllo, le persone che sono in vacanza, chi rientra, quindi chi ha fatto la segreteria gara, il servizio CIP, il cronometraggio, a loro va un grosso applauso perché sono loro, poi magari sono i personaggi come Walter D'Urbano o come il sottoscritto con la carica che riveste che vanno in giro a farsi vedere, ma chi lavora e lavora sodo sono tante altre figure e hanno lavorato veramente, veramente bene. Le 400 persone lì non è una sorpresa, così come quelle di Candia, poi ti è uscito l'Apsus, erano 640, non sono state una sorpresa perché all'inizio dell'anno i numeri sono sempre stati alti. Se tu ti ricordi quando si faceva il cross a Bricherasio, i numeri sono sempre stati altissimi, perché se quando organizzano ci sono personaggi abbastanza conosciuti o bravi, o se dietro c'è una struttura abbastanza brava e una logistica buona, le persone vanno a correre. Poi dopo avrai modo di parlare anche del cross della Pellerina, cioè ci sono determinati punti dove se si organizza dopo tanti anni o i nomi che ci stanno dietro fanno sì che il successo è garantito. Poi se ci sia il boom o non ci sia il boom, questo nessuno lo può dire se non il giorno dopo. Io volevo approfittare, visto che continuano le immagini, anche tirare in ballo Rolando Andriani, che sovente ha abbinato le sue gare all'approvazione WISP. Ecco, in questo caso poi parleremo del cross della Pellerina, però comunque in generale cosa ne pensi tu di questo abbinamento WISP? Perché c'è un gran parlare, un gran dibattito. Ma io penso che l'accordo ci deve essere, perché questo dà la possibilità di correre tutti, sia WISP che sia FIDA, no? Corriamo tutti per correre. Perciò secondo me non ci dovrebbero essere queste difficoltà
a organizzare e che ci partecipi la FIDO e la WISP, cioè per me devono correre tutti. Io devo dire che in un articolo, in una serie di articoli firmati da Iano, e non vi dirò chi c'è alle spalle, chi è celato dietro il passamontagna di Iano, però comunque scriveva, condannando un po' la politica generale della FIDAL, che nella corsa in montagna invece si è avuto il coraggio di cambiare radicalmente i vertici, stiamo parlando di dirigenti ovviamente, e quindi la mentalità. Qui siete d'accordo che bisognerebbe cambiare i vertici? Deve cambiare anche la mentalità, non solo i vertici. Emiliano? Io ho sempre detto che purtroppo i nostri quadri dirigenziali a tutti i livelli, prima lo erano anche in politica, adesso un po' meno, sono sempre gli stessi per tantissimi anni, e questo non giova a portare linfa nuova, idee nuove, provare strade diverse, quindi quella è sicuramente una strada da seguire. Non far solo riferimenti a conduttori televisivi. Vabbè, lì è probabilmente dietro di te, ti devi voltare, se non c'è nessuno continua, vai pure avanti, quindi dipende. Grazie. Uno quante. Grazie. Persone ha dietro. Poi il discorso è che se ci sono tanti attori che in questo campo, che è quello dell'atletica, producono lavoro, fanno volontariato, invece di cercare di mettere i paletti e di fare dei recinti per limitare l'attività di uno e dell'altro, io sono per l'idea di far lavorare di più tutti, poi tanto alla fine chi deve ottenere determinati risultati, se hai un grosso bacino d'utenza riesci a ottenere grandi risultati. Se domani chiudono i gruppi sportivi militari, l'atletica italiana non ha più atleti da portare in nazionale e da andare avanti. Scusa, questo ci deve forse far riflettere. Sempre Iano sottolineava, sì, il fatto del finale di stagione col deferimento di 26 quasi sicuri olimpici. Sì. Vabbè, adesso qualificati o non ci stupiamo, se per tanti anni si è messo la testa sotto la sabbia, si è fatto finta che si era sempre tutti leali e corretti, si è fatto sempre finta che il doping non esisteva, le sentenze dimostrano il contrario, deve intervenire la magistratura ordinaria per avere una sentenza vera, probabilmente nascondendo, facendo finta di nulla, siamo arrivati alla Gazzetta dello Sport che due giorni fa citava che l'Inghilterra ha chiesto che vengano resettati tutti i record e si riparti da zero, quindi qualcuno deve fare un esame di coscienza, sicuramente quelli che da 30-40 anni hanno una tuta, una casacca e quindi occupano determinate posizioni, quando riflettono forse… Scusa, visto che ci avviciniamo alla tua terra d'origine, sempre Iano sottolinea, FIDAL della Basilicata inquisita per truffa nei confronti della regione. Attenzione, allora intanto distinguiamo due cose, a parte che io sono marchigiano, non tanto vicino, attenzione, gli uomini sono quelli che possono creare problemi, un conto è l'istituzione federazione, un conto è l'istituzione CONI, un conto è l'istituzione WISP o l'istituzione Stato, un conto gli uomini che essendo umani, ognuno di noi può sbagliare, ognuno di noi può essere onesto, corretto o disonesto o scorretto. Quindi è da distinguere, non bisogna andare lì a cercare il caso. Ovviamente hanno sbagliato per dei contributi e c'era l'abitudine probabilmente di gonfiare per poter ottenere più contributi. Basta togliere i contributi e darli solamente a chi merita. Il problema è come in Italia riusciamo a fare la meritocrazia. È molto difficile. Bene, siamo in conclusione della seconda parte, minutino di sana e consapevole istruzione e poi ritorniamo. La gente dice che palla. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in corsa, mercoledì 13 gennaio, prossime gare, domenica 17 gennaio a Mondovì, quinta edizione del cross di San Biagio, prova unica di CDS giovanile. Ritrovo piazzale del Circolo di San Biagio e la statale 43, 243 tra Morozzo e Pogliola. Importante, parcheggio obbligatorio in piazza Barbero a Morozzo con servizio navetta gratuito fino al campo gara. I pullman societari devono portare gli atleti sul campo gara e tornare al parcheggio a Morozzo. Prima partenza alle ore 9:15 e poi abbiamo colletta.
il cross della Colletta su un nuovo tracciato, però mi pare di capire, perché questa è in pratica una prima riedizione, sbaglio? Allora, io mi dicono gli anziani WISP che la Colletta, ecco, che questi, la Colletta, questo non è in inganno, che un altro è la manifestazione di giugno, esatto, ovviamente siamo 2014. Partiti sui prati e quindi poi abbiamo sfruttato i sentieri in asfalto all'interno del parco, un anello che è diventato poi da 9500 metri e sono 5 anni, quindi a giugno rifacciamo di nuovo questa manifestazione. Su questo stesso prato, che adesso voi vedete solamente laterale sulla destra, abbiamo ricavato, ricaveremo un anello di 1850 metri. In maniera, qui sarà la partenza e l'arrivo. Poi hai visto l'altro giorno che eravamo lì a raccogliere bottiglie, a raccogliere immondizie, a pulire i prati, perché il volontariato significa fare anche questo. L'erba non è tanto alta e quindi è molto morbido il terreno. Pensavo ci fossero più buche, visto che ci sono tante volte i cani che vanno a giocare o altri, ma non molto molto lineare. Sì, ma le buche sono solo buche dei cani, non ci sono altri buchi? No, delle talpe. Il terreno è molto morbido, è sabbioso perché stiamo vicino ovviamente all'incrocio dei due fiumi, che è la Stura con il Po. Abbiamo una logistica eccezionale, per cui diciamo che in 20 giorni, in un mese abbiamo deciso di fare questo cross. C'è di mezzo ovviamente il CRAL Trasporti Torinesi, che è la società tesserata WISP come la TP Torino, le due società che lo portano avanti. Usiamo tutta la logistica del CRAL, si intende il parcheggio antistante, si intende gli spogliatoi, le docce, spogliatoi maschili e femminili, docce con acqua calda, il bar ristorante a disposizione, la sala premiazioni per le iscrizioni, ritiro pacco gara, deposito borse e le premiazioni successive, un campo di calcetto a disposizione delle società sportive che vogliono mettere i gazebo dentro alla recinzione per essere ancora più protetti e lasciare le borse, e il resto è tutto adiacente all'esterno, la recinzione del CRAL Trasporti Torinesi. I giovani avranno un anello di 400 metri, in maniera che esordienti e ragazzi avranno il loro percorso, indipendente da quello degli adulti, mentre i cadetti faranno un giro grande e gli allievi due giri grandi insieme agli adulti, per un totale di 5600 metri gli adulti che faranno i tre giri del percorso. Qualcuno ha iniziato a dire: ah, ma a una certa età tre giri sono troppi. Ragazzi, ci si impiega più tempo a fare la segreteria o a fare l'ordine d'arrivo quando si inizia a fare un giro, due giri, tre giri, che fare tre giri per tutti. D'altronde a marzo si iniziano a correre su strada, si fanno 10, 15, 21 chilometri. Non vedo perché 5600 metri di percorso di cross bisogna fare lo sconto ai 65, 70 oppure alle donne. E 75, perché ripetiamo e ribadiamo, sono anche i 75 anni. No, io quando dico 65, 70 perché poi andiamo su. Tant'è vero che in maniera provocatoria, proprio per quelli che devono avere la categoria, la classifica, la premiazione, io ho voluto fare un altro volantino sperimentale, come era stato fatto a gennaio a Collegno l'anno scorso ottimamente organizzato al Parco della Chiesa dalla società sportiva lì che ha sede l'Atletica Certosa. Quest'anno loro non se la sentivano di organizzarlo e abbiamo deciso di cambiare parco per fare un po' una rotazione dei parchi a Torino e provincia di queste manifestazioni. Non si fa più. Peccato, e infatti abbiamo occupato la domenica, poi la riporteremo il prossimo anno, in maniera che più organizzatori abbiano la possibilità di spostarsi a Torino e cintura e di fare manifestazioni. Noi cercheremo di far divertire tutti, abbiamo tolto le premiazioni di categoria e ho messo provocatoriamente un premio per ogni anno di nascita, quindi il primo di ogni anno di nascita dai 18 anni fino agli 80 anni vincerà il premio, ma solo il primo di quell'anno di nascita. Ma cos'è, un uovo di Pasqua, un pesce d'aprile? Bisogna abituarsi a fare cose nuove e diverse. È nella pesce d'aprile o è? No, è così. È così. Ci saranno 126 premiati, se ci saranno le 126 anni di nascita a partire alla manifestazione, altrimenti saranno meno, quindi non ci saranno ovviamente i punteggi per categoria, per le classifiche della Coppa WISP, del campionato, di quello Marino, che mi ha telefonato per sapere, perché c'è Claudio Lina, che adesso ci sarà un premio per ogni anno di nascita. Tu di che anno sei?
Io sono del 40. Bene, il primo del 40 vincerà il premio, solo il primo, gli altri no. Sono tagliato fuori. Sei tagliato fuori, quindi un altro vincerà il premio. Quindi chi è del 1940 venga pure, perché Bocchino non è presente in gara. Già, del 40 ci sono solo io. E quindi, Ronchietto è fermo. E questa è la prima fase, così come abbiamo messo provocatoriamente l'iscrizione a 5 euro, non ha voluto dare i chip per evitare che a ogni cross ci sia il tempo, perché nel cross il tempo non è importante come una corsa su strada o una corsa su pista, così come la prossima manifestazione in cui mi metterò lì a far qualcosa, la farò addirittura sicuramente senza i premi di categoria, o eliminando anche il pacco gara, perché alla fine di tante manifestazioni qualsiasi cosa dai nel pacco gara tutti si lamentano e l'organizzatore si deve stressare 2 mesi per cercare qualcosa che sia di un buon valore, carino, costi poco. Noi nella vita facciamo altro e se perdiamo tempo a cercare i pacchi gara forse facciamo meno per lo sport. Ritornando a Rivarolo, questo mercoledì sera ci sarà una conferenza stampa, perché noi facciamo anche il sociale e siamo anche impegnati nel terzo settore, conferenza stampa perché ci sarà una manifestazione a luglio, oltre di handbike come tappa del Giro d'Italia, una manifestazione che si chiama Spingi lo Sport. Ci sarà agonismo, ci sarà la camminata e ci saranno anche delle persone che verranno sorteggiate a spingere le carrozzine dei disabili in questa manifestazione a Rivarolo. Questo mercoledì sera alle 21 ci sarà la presentazione, così come abbiamo filiato una società che tratta di autismo e sport, perché tramite lo sport si può fare in modo che le persone autistiche ne abbiano dei benefici, praticando nuoto, praticando atletica leggera. Quindi è vero che facciamo l'agonismo perché i vecchi nostri tesserati o i vecchi nostri dirigenti sono nati e vengono dall'agonismo, però ci stiamo un po' a 360 gradi dando da fare per portare attività nei parchi, portare attività nelle scuole, portare attività sportiva anche con i disabili, fare un po' di tutto, quello che serve. Una cosa importante è, tornando alla colletta, sì. Partenze? La prima partenza alle 10, l'ultima partenza alle 11.30. Siccome il prato è enorme, faremo solo 2 partenze adulti, mentre faremo le 4-5 partenze del settore giovanile, perché loro hanno l'anello da 400 metri. Se ci riusciamo facciamo le classifiche, lo dico come battuta, se ci riusciamo facciamo la premiazione. È già arrivato un vagone, diciamo, un furgone di pasta all'uovo caratteristica dalle mie parti, fatta venire dalle Marche, un prodotto IGP, che altre volte avevo utilizzato, che sono i classici maccheroncini di Campofilone, e quindi ho capito che devo fare l'iscrizione e non correre. No, non è nel pacco gara. Gara diamo la maglietta, la solita maglietta che tutti danno nel pacco gara, o tanti danno, diamo la maglietta. Il premio per ogni arrivato di ogni anno di nascita saranno questa confezione di tagliatelle per parecchie persone che potranno invitare gli amici a casa e provarle. Tesserati fida, nessun problema? Nessun problema, l'importante è che riusciamo a raccoglierli tutti. Chi è questo col sistema? Ma questo è abbastanza recente, non è vecchissimo. Quindi, già amatore. Però se vedete i pali sono tricolori. Chi ha organizzato quel campionato italiano di corsa campestre sicuramente era uno capace e bravo, perché vedete la fettuccia tricolore che costa farla fare, non i so pali tricolori. Fosse... È un campionato italiano. E a Borgaretto forse? Sicuramente, potrebbe essere Nichelino, ma non mi sembra Nichelino. No, Nichelino. Ma neanche Borgaretto. Perché quello di Nichelino ha avuto la fortuna di vincere. Borgaretto non era Borgaretto. Detto forse questo, un campionato Wispa a Collegno. Il vecchio parco, cioè prima che fosse rinnovato. Detto questo, chiunque è tesserato può correre, noi lo accogliamo, lo iscriviamo. Se riescono a farlo con le iscrizioni online, tanto di guadagnato. Se non ci riescono, c'è un indirizzo email che speriamo che lo utilizzino il meno possibile, perché poi qualcuno le deve leggere le mail e le deve sviluppare. Vorrei che ribadissi di nuovo quella premiazione ogni anno. Sì, dai 18 anni agli 80 anni, il primo di ogni anno di nascita, maschile e femminile, vincerà il premio. Ma è scritto sul volantino, mi sembrava chiaro in italiano. Devo dirti che... Poi scusa, i vecchi marpioni leggono solo il montepremi, non leggono le altre cose, quindi... Comunque hai avuto collaborazione ovviamente dal...
dal circolo sportivo? No, no, noi usiamo tutte le strutture e cerchiamo, fino a che ce le fanno usare, di utilizzarle. L'unico appunto negativo è che quando si vanno a fare le domande, io ho perso 2 giorni di ferie per presentare le domande in 5 uffici diversi, per mettere un arco gonfiabile istituzionale, pagherò la tassa della pubblicità così come pagherò l'occupazione suolo pubblico. Se questa è l'attività sportiva e se chi fa volontariato deve anche pagare per fare attività sportiva nella città di Torino, diventa difficile. Io ieri sera nella riunione mensile ho fatto vedere quanta modulistica bisogna riempire per non incorrere in multe o sanzioni. Forse è il caso di sedersi e di vedere insieme cosa può essere tolto o quali doppioni possono essere eliminati, perché andare in 4 uffici e fare 4 volte la coda per presentare le domande per fare attività sportiva, forse qualcuno lavora e poi decide di smettere di organizzare sport. Secondo me dovrebbe essere allora anche la FIDAL che debba. Non ci sono nomi, non ci sono casacche. Chi lavora gratuitamente per lo sport deve far sedere i politici e cercare di pianificare come deve essere l'iter delle domande, più snello possibile, come devono essere le tasse e cosa pagare. Perché quando mi si dice che è commerciale perché si raccoglie una quota di iscrizione, mi si deve spiegare per 500 persone bisogna spendere 3.000 euro per organizzare la manifestazione, una persona doveva prendere i 3.000 euro per coprire la manifestazione. Se noi non chiediamo la quota a chi partecipa alla manifestazione, nessuno organizzerà più manifestazioni sportive. Non mi si può dire che è commerciale perché c'è una tassa di iscrizione. Minutino di sana e consapevole istruzione e poi ritorniamo per l'ultima parte in compagnia di Rolando Andriani e il suo cross della Pellerina. Ben ritrovati, quarta e ultima parte, ahimè, di Piemonte in Corsa di mercoledì 13 gennaio. Bene, Rolando, abbiamo lanciato appena prima il cross della Pellerina, 32esima edizione, 32 sì. Anni, un bel numero. Un bel numero. Tutti gli anni sempre più difficile? Quando organizzi una gara è sempre difficile, perché questa è del 2005, queste immagini. Comunque devi sempre cercare di organizzarla meglio, cercare di che tutto vada bene. Qui siamo al 21esimo, pensa a te. E devi sempre cercare di fare nel modo migliore le cose, che poi sai, le critiche ci saranno sempre. Guardate, scusa Rolando, guarda sullo sfondo quello che era la cascina marchesa, hai fatto un confronto adesso, questo lo dico per i detrattori di Luigi Chiabrera, guardate come ha trasformato. Certo, è cambiato dal giorno alla notte, comunque questo a vantaggio del parco anche perché comunque ne ha tratto beneficio. Vantaggio per tutti. Per tutti, dentro c'è anche il ristorante e tutto che adesso funziona veramente bene. Comunque noi cerchiamo di organizzare sempre la gara meglio come facciamo sempre, no? Quest'anno speriamo di avere anche magari più qualche partecipante alla non competitiva, perché nel cross su strada ci sono molte gare non competitive e nel cross ancora non ha preso piede e inviterei a chi ha passione di correre nel parco di provare a fare anche il cross. Quello sia una colpa degli organizzatori, perché deve essere promozionato in un modo incanalato verso questa fascia, certo, che non ha a disposizione magari internet per andare a leggere le classifiche o cosa. Per forza bisogna informarli su altri canali, certo, evidentemente. Noi adesso quest'anno appunto speriamo di avere qualcuno in più nella competitiva, così almeno da fare poter avviare altre persone a correre anche i cross non competitivi. Ma una domanda, scusi, interrompo, voi pensate che il giudice che sia in mezzo all'addirittura d'arrivo sia una persona che possa essere utile in quel momento? Non c'è silenzio imbarazzante, ma voi pure no. Questo non dipende da noi. Comunque, noi quest'anno, come sempre, faremo la premiazione che abbiamo fatto tutti gli altri anni. Tracciato sempre questo. Percorso da 2 chilometri ormai. Ne approfitto di questa inquadratura per mandare un caro abbraccio a Gianni Pedrini. Lo salutiamo perché io intanto lo sento per telefono, l'ho sentito solo 15 giorni fa. È una gioia vederlo correre. E speriamo di rivederlo di nuovo, che venga a trovarci così almeno ci vediamo, perché lui
non viene perché soffre venire a vedere a correre. Ma chi lo dici? Ma stai girando il coltello nella piaga? Io che sono obbligato. Speriamo che Gianni venga più presto, lo rivediamo alle corse. E come dicevo, il percorso di 2 chilometri ormai rimane tradizionale perché o una gara regionale, dobbiamo fare un percorso di 2 chilometri come regolamento. È il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso i campionati italiani. Noi siamo pronti. È un campionato provinciale? È una prova provinciale individuale, no? È una gara regionale. Per il master. Sì. È maschile e femminile. La gara sarà aperta, come abbiamo detto all'inizio, anche alla WISP, no? Saranno premiati come tutti gli altri. Questi sono gli accordi che ci sono stati. Un'informazione al volo, il 24 la WISP ha qualcosa? No, e abbiamo la pellerina. Ah, è prova del nostro circuito perché vedi. Ci siamo un attimo non trovati. Ho visto il login in alto a destra. C'è. Come dicevo, anche la pellerina e il trofeo fa parte delle 8 corse che si sono messi d'accordo. I 2 cross sono pellerina e trofarello. Perciò pertanto tutti i partecipanti sono premiati, che siano WISP che siano FIDA. Molto bene. L'augurio che io mi faccio è che noi FIDA e WISP ci incontriamo magari più spesso, certo. Magari anche inizio a fine stagione per mettere e trovarci a tavolo per vedere le gare che si possono fare. Una volta buona adesso. Speriamo, io apprezzo già sto spiraglio che si è aperto delle 8 gare, questo è già un inizio. Speriamo di poter allungare e che non ci sia più questa diatriba WISP, FIDA, questo non solo, sia, ma piccoli no. Dispettucci, magari gare. Ma noi cerchiamo sempre di non, almeno io personalmente cerco sempre di non fare dispetti a nessuno. Perché ti ho tirato in ballo prima perché so che avevi un occhio di riguardo anche verso la WISP. Noi non abbiamo mai fatto distinzione, dico la pellerina noi a meno. Però è un bene che non ci sia distinzione, perché comunque, come dicevo prima, noi corriamo per correre, vogliamo correre tutti, perciò non dobbiamo fare queste distinzioni qua. Appunto, l'augurio che facevo è che questo sia solo un inizio per cercare di migliorare ancora anche per i prossimi anni e che non ci sia più questa rivalità. A proposito, rivalità. Qui per le iscrizioni come ci si deve regolare? Sempre come via Sigma, non c'è una via diversa. Sia gli iscritti alla FIDA, devono farlo via Sigma. Questo c'è un termine domani sera fino giovedì. A giovedì 20, dunque sera. Ne abbiamo siamo già per fino a giovedì 21 alla mezzanotte si potrà iscrivere. Al mattino si potranno iscrivere non competitivi, entrambi quelli che si presentano al mattino ci sarà una tassa superiore come tu dicevi prima dei non competitivi, perché volete, non che volete promozionare, incentivare, ma cosa hai in mente per incentivare? Intanto vedremo se riusciamo magari anche a premiarli qualcuno, no? Non facendo le categorie, premiare qualcuno, però siccome che tanti non competitivi corrono molto su strada, però nelle campestre ne vedi quasi nessuno, questo sarebbe un modo per iniziare a invitarli a correre anche il cross, a conoscere il cross, perché fare un cross è bello. Soprattutto il cross penso sia ancora più avvincente che su strada. Oltretutto, correndo su un prato, in un parco, dovrebbe essere invitante per tutti, non solo la pellerina, ma in tutti i parchi dove ci saranno. Senza allontanarsi troppo, perché arrivano lì in macchina, fanno la sua corsetta. Avremo le gare giovanili quest'anno, no? Poi probabilmente avremo qualche premio in più, perché uno degli sponsor, la Filmar, ci ha dato dei premi e vedremo se riusciamo a allungare la premiazione in modo che possiamo accontentare altre persone, altri partecipanti. Noi speriamo che siamo in tanti. No? Come amici della pellerina avete sempre organizzato moltissime gare, avete qualcos'altro in carniera poi? Ma dopo come gruppo, non come amici della pellerina, ma come GSPT 75 e Cuore dello Sportivo, quest'anno appunto parlavamo prima con Asini, che è a giugno abbiamo campionato regionale di corsi in montagna, staffetta, no? E poi ad aprile, mi pare verso fine aprile, una 24 ore al Musinè, 24 ore di corsi in montagna a Musinè. Vi date anche voi alla montagna allora? Ma noi come per organizzare la corsa in montagna, tu sai che se non c'hai
una società alle spalle che noi, il cuore dello sportivo, fanno parte anche della nostra squadra, che sono una parte che fanno le corse in montagna. La corsa in montagna è una cosa ben distinta, e come dovrebbe essere all'origine, ritorno agli articoli di Iano, che secondo Iano è stato un errore del CONI aver affidato alla FIDAL il podismo, l'atletica. FIDAL vuol dire atletica con la A maiuscola, come sottolineano molti qualcuno. Però poi negli anni 80 ha assorbito anche il podismo, e la FIDAL ha rappresentato anche il podismo. E qui diceva Iano, è come affidare al sovrintendente alla Scala un concerto di Jovanotti in quanto trattasi di musica. Però è tutt'altra cosa. La soluzione corretta sarebbe stata riconoscere la Federazione Italiana Amatori Sport Podistici. Magari poi Emiliano dice, potrebbe essere un doppione della WISP. No, sarebbe stata, ed è giusto che sia, magari l'idea che a questo punto diventa una federazione del podismo. Cioè FIDAL è federazione del podismo, facciamo per il podismo un'altra federazione. Perché le cose sono due, poi quelli su strada quanti andranno a vincere le medaglie alle Olimpiadi? Li portiamo a fare i 100, i 400 ostacoli, il salto in alto? Cosa li portiamo a fare? L'unica medaglia d'oro olimpica è quella della maratona, le altre manifestazioni su strada, inutile ci inventiamo i mondiali, manifestazioni internazionali, ma alle Olimpiadi solo la maratona è l'unica manifestazione su strada che è presente. Quindi non so, io sono dell'idea che più persone nello sperare che sì, di fare una federazione per il podismo. Bisogna tornare indietro negli anni, perché una volta i master, c'era una federazione a parte, non c'erano ancora i master. Cioè, io mi ricordo che ho fatto i campionati italiani su pista, c'era una federazione e di essere tesserato a parte, non potevi fare FIDAL. Era una federazione master e partecipavano tutti. E allora, se si vuole fare di nuovo una cosa del genere, stare a discutere il sessantenne doveva correre la domenica. Vogliamo fare un passo indietro, visto che stiamo andando nei ricordi. Abbiamo filmato, per omaggio a Nasini, una clip, più che filmato, del Colletta 1999, è tratto da una trasmissione Correndo. Grazie alla regia. Del Gran Premio Provincia di Torino, un ambizioso progetto che sta rivelandosi già dall'inizio una iniziativa vincente, con tutte le carte in regola per essere una bella realtà. Alla Colletta i podisti sono accorsi in mille per darsi battaglia sui prati del Parco Torinese, un'area verde ancora torto poco conosciuta dalla massa, almeno a giudicare dalle entusiastiche reazioni dei partecipanti. Tre le partenze, master, amatori e donne, tutte sul percorso di 6 km rotti, con i giovani a gareggiare sulla pista di pattinaggio che, grazie al suo sviluppo di 393 metri, ben si presta all'attività atletica. In campo master, decisa vittoria di Gianni Pedrini, che con il dente ancora avvelenato dal mancato successo italiano Pescara, ha letteralmente stracciato la concorrenza, terminando in 19.05, tallonato a 7 secondi dal volpone Dante Russo, che nel finale ha agganciato e passato Sorbara e Arcieri, il quale a 300 metri dall'arrivo è letteralmente saltato, ritirandosi e lasciando via libera a Rondinone e Laudato. Fra gli amatori ormai siamo abbonati a registrare il consueto successo marocchino. Questa volta è toccato a Boussad bagnare il naso ai conterranei Bouzazou e al compagno Loca, che hanno preceduto il triatleta europeo Mione, il cussino Giannone, Sciarrotta, Muississa e il giovane Ferrero. Il riscontro cronometrico di Boussad è stato identico a quello del master Pedrini, ma con un percorso più lungo di un centinaio di metri a causa di un'errata segnalazione. Vittoria sorpresa di Sineoni fra i cinquantenni, mentre tutto normale per Marco Ferrero, Enzo Di Bernardo e Mallen. In campo femminile, vittoria schiacciante, manco a dirlo, della tranese Grazia Camalleri, che in 22.50 spegne le velleità delle avversarie, con Zaccagnino seconda, seguita da Bella e Librizzi. Successi di categoria per Arrigo, Suriano e Angeli. Le gare giovanili sono state accompagnate da grande entusiasmo, grazie alla godibilità fornita dalla pista asfaltata e cintata, con vittorie di Canin, Sara Lupi, dei cibierrini Lo Sapio e Sorbara, dei ragazzi Benezzo e Maugeri e degli allievi Calvillo e Colavecchio. Fra le società, vittoria su tutto il fronte dei borgarettesi della CBR,
che si sono prontamente riscattati da Trana. Prossimo appuntamento nel Parco del Valentino a settembre. Ebbene, ritorniamo indietro il tempo. L'ultima a Colletta, hanno fatto un cross nell'87, io me lo ricordo perché mi ero appena operato al piede. Aveva nevicato, ma non era questo qua, era proprio... No, questo era nel periodo maggio-giugno, quindi era un cross perché si partiva nel Prato, ma si correva poi nello sterrato all'interno. L'ultimo cross che hanno fatto la Colletta nell'87. Sì, sì. Bene, e purtroppo vi aspettiamo. È finita anche la trasmissione, vi ricordo però sempre le repliche, che se la fosse persa, bellissima trasmissione. GRP1 lunedì prossimo alle 7 del mattino e su GRP2 News canale 114 sabato mattino alle 6 e al pomeriggio alle ore 16 e poi la domenica alle 3 di notte, ma penso che non la guardiate in tanti. Bene, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sarà un mercoledì ricco di ospiti, avremo Franco Arese, Nicola Giannone, avremo gli ambasciatori di Asti. E vi lascio con il mio pensierino solito, ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Buonanotte a tutti. In collaborazione con Giannone Sport.